coordinatore del forum dei giovani di Montoro Inferiore qui a Serino per il primo maggio, un primo maggio caratterizzato da tante vertenze, da tante emergenze. Ecco, qual è il senso di questa iniziativa? Beh, il senso di questa iniziativa è di comunque di onorare il primo maggio, che comunque è una data, una ricorrenza fatta apposta proprio per ricordare le tante conquiste avute dai lavoratori nel corso degli anni, una festa che ha più di 100 anni, è una festa che risale anche della prima della Repubblica ed è ancora giusto festeggiarla. Ci viene anche da chiederci, è giusto festeggiarla oggi con tutto quello che sta succedendo in giro? Beh, forse proprio non si deve parlare tanto di festa, ma più comunque di un momento comunque di riflessione affinché quei diritti che stanno andando scomparendo non vadano a scomparire del tutto. Ecco, tu sei un giovane, quindi parli anche ai giovani. Questo primo maggio, appunto, tutte le difficoltà che ci sono in Italia, ma soprattutto in Irpinia, dove si vivono proprio in maniera consistente, ecco, il messaggio che si può dare ai giovani partendo dal primo maggio qual è? Comunque di sperare in un futuro migliore. Un futuro che speravamo già tanti anni fa, però che purtroppo si allontana sempre di più per tutto quello che accade in giro. Purtroppo ultimamente questi sono i dati che ci vengono anche dalle notizie di cronaca, i casi di suicidio in Italia. Viviamo in un'Italia soggetta troppo all'economia e non dobbiamo mollare, deve venire dal cuore e magari dal cuore arriverà anche qualcosa che farà capire a chi ci governa, a chi si occupa di fare le leggi, di stabilire tante cose, che c'è un popolo che sta soffrendo in questo momento. Diamo un messaggio di speranza a chi ci guarda, l'Irpinia ce la può fare. L'Irpinia ce la può fare, però deve essere anche aiutata. Vediamo che ultimamente tantissime cose, anche eccellenze che ha l'Irpinia, tipo l'Ilisbus che abbiamo ascoltato prima, vengono smembrate per essere vendute all'estero. Ce la può fare, però ci serve assolutamente una mano, soprattutto a noi giovani.